In Italia l'industria e il residenziale risultano essere i settori che provvedono maggiormente al risparmio energetico. Questo è quanto emerso dal terzo rapporto annuale sull'efficienza energetica presentato dall'Enea e che analizza i risparmi energetici conseguiti in seguito all'applicazione del Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica e della Strategia Energetica Nazionale. Così Giovanni Lelli, commissario Enea. Emerge un sistema Italia ben avviato a raggiungere tutti gli obiettivi che in tema di efficienza energetica l'Italia si è data, autonomamente o imposti dall'Unione Europea. Questa sensazione di positività, questo giudizio positivo vale soprattutto per il settore civile, residenziale e industriale, che determina oltretutto una vitalizzazione del sistema dell'offerta di sistemi e dispositivi per l'efficienza, dando un misurabile, significativo contributo all'uscita del nostro Paese dalla crisi. Credo che gli incentivi dati in questo settore siano stati ben spesi. L'applicazione delle misure previste dal PAE ha consentito nel 2012 un risparmio energetico complessivo di circa 75.000 gigawatt all'anno, il 30% in più rispetto al 2011, e raggiungendo così il 60% dell'obiettivo fissato dal PAE per il 2016. Attualmente, a fine 2012, l'Italia può consuntivare un risparmio che è circa il 60% rispetto all'obiettivo 2016, che è di circa 73.000 gigawattora, e a livello settoriale si nota che l'industria ha superato anche già nel 2012, con 4 anni d'anticipo, l'obiettivo previsto al 2016, mentre il settore residenziale ha raggiunto l'obiettivo al 75% e un po' più in difficoltà è il settore terziario e il settore dei trasporti. Questo rispetto appunto all'obiettivo previsto dalla prima direttiva sull'efficienza energetica, quindi obiettivo 2005-2016. Rispetto all'obiettivo 2020 invece il rapporto mette in evidenza che il settore terziario e industria hanno raggiunto circa un quarto dell'obiettivo, in minor misura anche in questo caso il settore trasporti e terziario. Globalmente rispetto all'obiettivo 2020 il Paese si attesta intorno a un 15% dell'obiettivo finale.